Ciao a tutti ragazzi, bentornati come sempre qui sul canale di The Reviewer, il vostro ragno recensore. Sigla! Bene ragazzi, siamo qui di nuovo quindi per aggiungere un'altra pedina fondamentale alla DC Comics Continuity List. Ci siamo lasciati quindi con la prima parte della continuity con Invasione, crossover evento del 1988-1989 e quindi possiamo ora proseguire con Guerra di Dei. Il rinomato autore George Perez presenta qui una storia epica come poche, della quale Wonder Woman è la protagonista principale. La storia può essere ovviamente letta sulla collana DC Sagas 05 della Planeta De Agostini. Siamo sempre nel 1991 e possiamo passare quindi ora ad Armageddon 2001, evento crossover del 1991. Un futuro quindi disperato, un futuro senza eroi. Pubblicato originalmente nel 1991, questa saga ci offre uno sguardo nel futuro, 10 anni dopo il tremendo tradimento di un eroe, 10 anni dopo l'uccisione di tutti gli eroi dell'universo DC da parte di questo traditore, poi divenuto signore della realtà. Ma in questo apocalittico futuro c'è ancora una persona in grado di sperare, una persona che si trasformerà in Viv Rider e tornerà indietro nel tempo per avvisare gli eroi del tradimento imminente ed evitare che il suo apocalittico futuro si realizzi. La storia ovviamente si può leggere sulla collana DC Sagas 06 della Planeta De Agostini. Giunti al 1992, ecco che possiamo quindi affrontare la lettura di Panico nel cielo. La Terra si trova sotto la minaccia di Brainiac e del suo satellite Mondo Guerra. E neanche la forza congiunta di Superman e dei più grandi supereroi del mondo, divisi su due fronti, sembra in grado di risolvere la situazione a favore del nostro pianeta. Sarà questa quindi la fine di tutto? Possiamo fare questa lettura su DC Comics, le grandi storie dei supereroi 33, Superman, Panico nel cielo, edizioni Eagle Moss. Siamo sempre nel 1992, quando viene scritta una miniserie di fumetti dal titolo Eclipso The Darkness Within. In questa miniserie la DC presenta gli eroi dell'universo che combattono contro Eclipso. Il numero 1 ha debuttato nel luglio del 1992 ed è stato creato e codisegnato da Robert Loren Fleming e Kate Giffen. Una miniserie purtroppo questa difficile da reperire, ma sicuramente non impossibile anche online. Giunti alla fine del 1992, agli inizi del 1993, viene scritta una delle storie più memorabili della DC Comics, ovvero la morte di Superman. Un nemico inarrestabile, uno scontro dall'esito fatale. Il mondo piange la scomparsa del più grande degli eroi fino a che, come un miracolo, il simbolo di Superman appare di nuovo, ma qualcosa è cambiato. La storia si può leggere sulla collana Morte di Superman, le grandi opere DC della RV Lion. Bene ragazzi, siamo giunti quindi al termine anche di questo secondo episodio sulla DC Comics Continuity List. Spero di essere stato chiaro e quindi di avervi chiarito le idee su cosa leggere della Continuity DC Comics. Il ragno recensore vi rimanda quindi al prossimo episodio in cui tratteremo altri 5 eventi della Continuity. Nel frattempo vi chiedo di mettere un like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, seguitemi su Facebook, sulla pagina fan Ragno Recensore e ovviamente sul gruppo La Tana del Ragno. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo episodio. Sigla!